Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: pregando, non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliene chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi che rimettiamo i nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Questa che è alla fine del Padre nostro, sembra una postilla, una nota messa lì per rinforzare il concetto che non è neanche l'ultima frase, perché rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo, è la penultima o la terz'ultima. Poi dice: non abbandonarsi alla tentazione, liberaci dal male. Però torna su quella, no? Torna su quello perché il perdono dato e ricevuto è proprio quello che ottiene la missione di Cristo. Cioè il punto centrale della missione di Cristo è riconciliare l'umanità con Dio Padre pagando Lui il prezzo di tutti i peccati dell'umanità. Quindi viene riannodato un dialogo, una comunicazione fra Dio e l'umanità in forza della possibilità di ricevere di nuovo lo Spirito Santo, il quale non potrebbe essere ricevuto stando in noi il peccato grave. Quindi prima occorre togliere il peccato e poi si riceve lo Spirito Santo, che è in grado di chiamare Dio come Padre, perché lo Spirito viene di noi Abba, Padre. E Gesù in un altro punto, nel Vangelo di Luca proprio, spiega che se voi che siete cattivi date cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli, che è buono, darà lo Spirito Santo a chi glielo chiede. Vedete come alla fine tutte le richieste che sono contenute lì non sono tanto le cose che riguardano i nostri bisogni materiali, perché è scritto qua: non siate dunque come i pagani, no? Perché il Padre vostro sa di che cosa avete bisogno, allora di cosa dobbiamo pregare. Quello che voi non sareste mai in grado né capaci neanche di pensare: venga il tuo regno nel mio cuore, vuol dire venga il tuo spirito ad abitare stabilmente nella mia anima, in modo tale che io venga diretto, guidato, illuminato, protetto dalla presenza viva di Dio. Questo è possibile, come dicevo, col dono dello Spirito Santo, ma solo dopo aver ottenuto il perdono dei peccati. Quindi sono come delle tappe, no? Il battesimo toglie il peccato di origine, anche tutti i peccati commessi fino a quel momento, se uno è adulto, poi riceve la pienezza dello Spirito Santo, quello che noi chiamiamo la cresima, eccetera. Ma questa che è l'inabitazione di Dio in noi è il punto focale. Il peccato, il perdono è la premessa, è la condizione senza la quale non si può verificare la presenza dello Spirito Santo. Per cui quando noi cadiamo nel peccato, di nuovo quello grave, siamo tornati alla situazione prebattesimale, nel senso che siamo ancora in una rottura della grazia con Dio, cioè non scorre la vita divina in noi e non c'è l'abitazione di Dio in noi nel nostro cuore in modo sostanziale, cioè con la sua sostanza. E quindi non è una questione semplicemente di aver fatto qualcosina e bisogno di replicarlo. E il peccato
più grave punto dell'uomo è quello della di farsi omicida e giudice al tempo stesso dei fratelli, no? Perché noi, anche quando facciamo un torto agli altri, normalmente facciamo la riflessione a posteriori, con il ragionamento, per cui ci diamo ragione. Sì, però è perché quello ha detto e quello ha fatto, dunque io, no? E la giustificazione a posteriori che sempre noi portiamo. In realtà questo odio verso il fratello, che è il primo effetto dopo il peccato dei progenitori, Adamo ed Eva, se vedete qui, subito c'è il primo omicidio, fratricidio, no? Caino che ammazza Abele, no? È proprio il prodotto della discordia interna nel cuore dell'uomo, perché non abita più lo Spirito Santo di Dio, ma abita un altro spirito al quale noi ci siamo asserviti, no? Per il fatto che, accettando di fare certe cose in quello spirito, diventiamo comuni a questo spirito, che è lo spirito del demonio. Dunque, il perdono che Dio ci dà è il punto chiave di tutta la storia della redenzione, per poter darci di nuovo l'unione con Lui, questa vita divina. Ma la condizione è che noi partecipiamo del suo stesso spirito. E quindi anche noi siamo perdono per gli altri. E il perdono per gli altri deve essere a immagine e somiglianza di quello che abbiamo ricevuto. Ora, siccome noi siamo perdonati non perché siamo giusti o perché ce lo meritiamo, è per grazia quello che ci viene chiesto, ma molto perdonati, di fare almeno qualche cosa, no? Che è nel segno rinunciare al peccato e camminare verso il bene. Così anche noi, quando ci troviamo ad avere qualcosa da perdonare veramente a qualcun altro, c'è sempre qualcuno che veramente ci fa del male, al di là delle nostre idee a volte un po' confuse sui rapporti, ma spesso ci sono delle situazioni oggettivamente pesanti di conflitto perché c'è qualcuno che ci aggredisce. Ora, perché il nostro perdono sia l'immagine di quello di Dio, deve essere senza condizioni. Perché Dio ci ha perdonati senza condizioni. Cioè non possiamo dire io voglio giustizia, allora lo perdono, no? Oppure io voglio che lui si penta e dunque lo perdono. Io lo perdono, poi dopo lui pentirsi, ma io non devo partecipare nel mio cuore dello stesso spirito che in realtà è anche nel cuore dell'altro. Perché è la stessa intenzione che gira, no? La cattiveria, l'odio, la rivalsa, la vendetta, che noi chiamiamo giustizia, è lo stesso spirito che non è lo Spirito Santo. E la seconda condizione è quindi non essere giustizieri, ma neanche dare il perdono se uno se lo merita, perché neanche noi ce lo siamo meritati. Noi siamo stati perdonati senza merito, siamo stati giustificati senza che noi abbiamo pagato nulla come giustizia a Dio, perché l'ha pagato in Cristo al posto nostro. Poi ci chiede di compartecipare, ma non saremo mai, come dice un salmo, in grado di pagare i nostri debiti verso Dio. Dunque la stessa gratuità che abbiamo ricevuto deve essere data agli altri. Finché io rimango anche col barlume d'idea di avere giustizia da su qualcun altro, o di farmela da solo, o di avere qualche odio, risentimento, così, io non sono fuori da quella situazione spiritualmente, cioè voglio rimanerci dentro. Il loro in me non può riposare lo Spirito Santo, quindi il perdono che ho ricevuto diventa inutile. Nella nuova traduzione è stata aggiunta la parola anche, no? Come anche noi li rimettiamo, no? Sentori, non c'è in latino perché non ne ha bisogno, no? Questo anche però fa ben capire che siamo chiamati a una responsabilità grande. Alla fine io con questo vorrei dire che non è l'unico peccato, ma è la radice di tanti peccati. La malevolenza nei confronti degli altri, la rivalsa, il voler l'altro messo al suo posto, il diventare giustizieri e giudici al posto di Dio, è una pretesa che noi abbiamo. Ma noi non siamo nella posizione di giudicare, siamo nella posizione di essere giudicati, cioè
Non so se è quella parabola. Se tu con l'avversario vai dal giudice per rivalerti su di lui, no? Stai attento che quando arrivi davanti al giudice, e lì viene usata un altro tipo di parola in greco, in italiano c'è la stessa traduzione, stai attento che non ti richieda fino all'ultimo spiccioli gettandoti in galera. Se vuoi proprio giustizia, poi dopo il giudice vero, quell'altro, quello di livello superiore, ti chiederà conto di tutto quanto. Tu hai giustizia del tuo fratello, no? Che ti ha fatto questo e questo e questo. E allora anch'io, con la stessa misura, chiederò lo stesso tipo di pagamento di tutti i tuoi debiti nei miei confronti e nei confronti di tutti quelli che tu hai colpito in modo lieve, in modo grave. Se è la giustizia che vogliamo non la misericordia, avremo questo. Nella misura in cui voi misurate, no? Sarete misurati, sarete pesati. Allora, dobbiamo non misurare se è giusto, se non è giusto, sì, però si arriva fino lì o là. Bisogna togliersi fuori completamente da quello che è proprio la mentalità e il pensiero della ritorsione, della rivalsa, di qualsiasi tipo. Qualunque cosa che mi faccia dividere dall'altro, io devo togliere, perché compartecipazione è uno spirito che è contrario a quello di Dio. Siccome i due non stanno d'accordo insieme, io devo mantenere quello di Dio a tutti i costi. E se mi costa anche perdonare un ingiusto, un assassino che ha fatto del male, è molto meglio stare nell'amicizia di Dio e nella sua pace che non avere giustizia col cuore sconvolto, avendo una specie di giustizia qui sulla terra o un sentimento di giustizia, che vuol dire mi lego all'inferno in questo modo. Stare fuori è la lotta spirituale che è durissima perché si affaccia continuamente la tentazione di rivalersi, di respingere, non voglio avere niente a che fare con questo, voglio la vendetta, no? Sì, continuamente, anche quando abbiamo prenato uno, due, tre, quattro volte, si ripresenta lì. Per quale motivo si ripresenta? Perché è lo spirito tentatore che si ripresenta sempre per ricordarci, no? Che possiamo sempre cadere. Sempre, tutti i giorni. Non basta perdonare una volta. Tutte le volte che si riaffaccia il pensiero, bisogna sbatterlo via, perché non mi deve appartenere, non è lo spirito di Dio. E devo mantenermi nello spirito di pace che dà quella fortezza e quella coscienza che posso stare diritto davanti al Signore. E questo è un dono incredibile. Non si può paragonare con nient'altro. Se ho dato Gesù Cristo. Amen.